Sono Barbara Pisani, vi parlo dalla città metropolitana di Bologna. Ringrazio per avermi dato questa opportunità. Ringrazio ugualmente ANCI e Fondazione IFEL per il prezioso supporto tecnico. E iniziamo subito il webinar di oggi andando a vedere quale sarà il programma, un programma che è piuttosto ricco in cui andremo ad analizzare questo istituto, l'aggiornamento di questo istituto che è appunto la valutazione di impatto ambientale che sembra aver suscitato nuovamente l'interesse del legislatore non solo comunitario ma poi anche del legislatore nazionale di tutta appunto la normativa che ne è discesa. Andremo brevemente a vedere quali sono state le origini e quali sono le finalità, di questo istituto. Analizzeremo le direttive europee, quindi la normativa europea di riferimento in materia di valutazione di impatto ambientale, quindi le due direttive, quella del 2011 e quella del 2014, le più recenti, come queste direttive sono state recepite dall'ordinamento italiano e poi analizzeremo il caso specifico della regione Emilia-Romagna che ha recepito questa normativa appunto con la legge regionale 4 del 2018. Importanti novità su cui ci concentreremo è il procedimento unico di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, novità assoluta proprio degli ultimi mesi. Ora, volendo iniziare, quindi dando una definizione di questo istituto, possiamo dire appunto che la valutazione di impatto ambientale è una procedura amministrativa con la finalità di individuare, descrivere e valutare gli impatti e tutti gli effetti diretti ed indiretti che la realizzazione di un determinato progetto da parte appunto di un proponente ha sull'ambiente e su diversi fattori, appunto quali il patrimonio culturale, la popolazione, la salute umana. E quindi diciamo che la valutazione di impatto ambientale è, possiamo definirla, una strategia di prevenzione perché esamina anticipandole tutte le conseguenze, tutti gli effetti significativi e negativi che un determinato progetto può avere sull'ambiente e verifica quali sono questi effetti appunto al fine di assicurare che la realizzazione di questo progetto sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Quindi oggetto della valutazione sono tutti gli effetti diretti, cumulativi e sinergici di questo progetto, cioè del progetto che si intende realizzare. Quello della valutazione di impatto ambientale è un istituto che trova origine nell'ordinamento statunitense, più precisamente nel 1969 con il National Environmental Policy Act, e che viene introdotto nell'ordinamento comunitario, nel nostro ordinamento europeo, solo a partire dal 1985, data nella quale appunto l'Unione, il Consiglio della Comunità Europea con la direttiva 337 dell'85 chiedeva agli Stati membri di indicare, diciamo di inserire questo procedimento di valutazione di impatto ambientale indicando due diverse classi di progetti. I progetti di maggior rilievo per i quali era obbligatoria, la direttiva imponeva l'inserimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale ed altre classi di progetti per i quali invece l'inserimento di questo istituto era rimesso alla discrezionalità di ciascuno Stato membro. Oggi la normativa nazionale di riferimento in materia di valutazione di impatto ambientale è il decreto legislativo 152 del 2006. Norme in materia ambientale, anche comunemente detto codice dell'ambiente. In realtà, prima del 2006 non abbiamo una vera e propria disciplina organica dell'istituto. L'istituto viene previsto in diverse normative di settore, lo vediamo addirittura inserito con la legge 241 del 90, appunto la legge sul procedimento amministrativo, laddove si parla di conferenza di servizi, ma una vera e propria disciplina organica dell'istituto si ha solo appunto con il codice dell'ambiente. Questo istituto ha quindi carattere, possiamo dire, carattere globale perché ha ad oggetto la considerazione di tutti gli effetti, ha carattere trasversale e ha carattere, come dicevamo prima, ha carattere preventivo. Con l'inserimento di questo istituto nel nostro ordinamento, il legislatore ha sicuramente accolto quello che era l'indirizzo giurisprudenziale prevalente della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, che già da tempo aveva riconosciuto nel combinato disposto fra gli articoli 2, 9 e 32 della Costituzione il diritto inviolabile e incomprimibile ad un ambiente salubre. E attraverso appunto la previsione dell'istituto della valutazione di impatto ambientale si ha finalmente l'attuazione anche nel nostro ordinamento di quello che è il principio di derivazione comunitaria dello sviluppo sostenibile. Questi sono aspetti che adesso andremo ad approfondire. Quindi le finalità di questo istituto, per riassumere, sono la protezione e il miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica. Altra finalità è mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, salvaguardare la biodiversità, questione ambientale che si è acquisito sempre maggior rilievo negli ultimi anni e che non può più essere trascurata, promuovere l'uso delle risorse rinnovabili e garantire l'uso plurimo delle risorse. Quindi passiamo ad occuparci dell'aggiornamento di questo strumento che, lo ricordiamo, non è solamente una procedura amministrativa, ma è anche un parere e una tecnica di supporto e di aiuto alla decisione. E, lo dicevo prima, istituto che sembra aver suscitato l'interesse nell'ultimo decennio del legislatore dell'Unione Europea e quindi anche di tutta la normativa che da questo ne è derivata. E questo anche per effetto delle strategie ambientali e dei programmi operativi nazionali e regionali. Programmi operativi in base ai quali si è tornati a considerare la valutazione di impatto ambientale non più soltanto un automatismo procedurale, ma anche un vero e proprio strumento di aiuto alla decisione. E andremo ad analizzare l'evoluzione e quindi l'aggiornamento di questo istituto nell'ottica di quello che è il principio appunto di semplificazione amministrativa che governa appunto la pubblica amministrazione ormai in maniera imperante negli ultimi anni. Quello che vedete riassunto qui in quattro punti è il testo coordinato delle direttive in materia di valutazione di impatto ambientale più recenti e più importanti, più rilevanti per la materia che stiamo trattando. Il testo coordinato è stato redatto dalla Commissione europea e presenta appunto il testo coordinato delle due direttive, quindi la Commissione europea ha redatto questa versione non ufficiale
di questo testo unitario per facilitare il recepimento da parte degli Stati membri di queste due direttive, in particolar modo della direttiva del 2014 che va a modificare in maniera significativa quella del 2001. Il testo richiama alcuni considerando di entrambe le direttive ed è volto a far comprendere quali sono le finalità e le motivazioni di entrambe le direttive e in particolar modo sottolinea quali sono le innovazioni che la direttiva del 2014 apporta a quella del 2011. È un testo che a mio avviso è molto importante perché evidenzia i punti che sono anche di maggiore interesse per la comunità professionale che deve cooperare. In particolar modo ho riassunto questo testo in quattro punti perché per motivi di tempo e spazio non ho potuto riportare tutti i singoli considerando, però vediamo che in particolar modo la direttiva è stata modificata al fine di conseguire il miglioramento dei principi, delle procedure e della qualità delle informazioni. La direttiva del 2014 dice appunto che è necessario rafforzare la qualità delle procedure di valutazione, migliorare la qualità di una valutazione di impatto ambientale semplificando le procedure. E importante è anche il ruolo degli sviluppatori e dei valutatori, proprio perché gli esperti coinvolti nella redazione dei rapporti di valutazione di impatto ambientale dovrebbero, dice la direttiva, essere qualificati e competenti. E dovrebbero appunto, deve essere, non dovrebbero, deve essere garantita, che, no, deve essere garantito che gli stessi, quindi i valutatori e gli sviluppatori, abbiano una competenza adeguata nel settore attinente al progetto in questione. Di fondamentale importanza è anche tenere in considerazione le recenti questioni ambientali. Nell'ultimo decennio, infatti, alcune questioni ambientali come l'efficienza delle risorse, la sostenibilità, la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici e anche i rischi di incidenti e di calamità hanno acquisito una maggiore importanza anche nel processo politico. E quindi queste questioni devono costituire degli elementi importanti appunto all'interno dei processi di valutazione e dei processi decisionali, non possono appunto più essere ignorati. Altra esigenza è quella di garantire certezza dei tempi e maggiore efficienza del procedimento. La direttiva del 2014 dice appunto che è necessario semplificare le procedure e cercare quanto il più possibile di contenere il procedimento di valutazione di impatto ambientale in un lasso di tempo ragionevole. Ragionevole ovviamente in relazione alla natura, alla complessità e anche alle dimensioni del progetto. Comunque il principio generale è quello di ridurre la complessità amministrativa e aumentare l'efficienza economica del procedimento. Ancora, torno a ribadirlo perché è piuttosto importante, necessità di una comunità professionale competente, esperta e capace anche di lavorare in team. Quindi la direttiva all'articolo 5 ci dice che al fine di garantire che i rapporti di valutazione di impatto ambientale siano completi e di qualità, è necessario che il committente, dal canto suo, garantisca che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti. E dall'altro lato è necessario che l'autorità competente assicuri di disporre le competenze sufficienti o comunque di potervi accedere, se necessario, per poter esaminare il rapporto di valutazione
dell'impatto ambientale. Proseguiamo, troverete comunque il testo coordinato in uno dei link che ho messo al termine di questi slide, quindi potrete consultarlo per intero. Quella che vedete nella presente slide è il confronto fra le due direttive, quella del 2011 e quella del 2014, che ricordiamo ha apportato significative modifiche alla direttiva 92 del 2011. Questa tabella presenta appunto il confronto fra i due testi, nel quale vediamo questa introduzione fondamentale del concetto di valutazione di impatto ambientale quale processo. Quindi la vera e propria portata innovativa di questa direttiva è che si evince che la valutazione di impatto ambientale viene definita come processo, e questo lo vedremo soprattutto in relazione alla via regionale. Viene introdotta all'articolo 1 questa lettera G, che definisce appunto la valutazione di impatto ambientale un processo che comprende un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, fasi delle consultazioni molto importanti, come vedremo quando analizzeremo il procedimento di VIA, l'esame da parte dell'autorità competente e la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente. Per la prima volta il parere, lo vediamo al punto 4 della lettera G, deve essere sempre motivato. Sempre motivato e non più come in passato, solo quando si tratta di parere negativo. Ancora un altro confronto importante da fare è quello relativo all'articolo 3, nel quale vediamo che nella direttiva del 2014 l'articolo 3 è stato completamente sostituito rispetto al precedente, e nel quale vediamo il concetto di inclusività a cui accennavamo anche prima, proprio perché la valutazione di impatto ambientale individua, descrive e valuta in modo appropriato gli effetti significativi, diretti ed indiretti, ecco il carattere dell'inclusività, in relazione a numerosi fattori, quindi popolazione, salute umana, biodiversità, territorio, beni materiali, e anche analizza e valuta l'interazione fra i fattori. E fra questo elemento del tutto innovativo è che fra gli effetti, tra gli effetti da considerare rientrano anche la vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e di calamità. Passiamo ora ad analizzare quella che è la novità assoluta a livello di normativa nazionale. Il decreto legislativo 104 del 2017 attua la direttiva del 2014 e modifica numerose norme del codice dell'ambiente. Ho riassunto le novità per punti. E per ciascuna delle novità vediamo come questo ha inciso nel codice dell'ambiente. Allora, sicuramente, come dicevamo anche prima, vi è una nuova definizione di impatto ambientale. Impatto ambientale significa che la valutazione verifica e descrive ed individua tutti gli effetti significativi diretti e indiretti di un progetto sulla popolazione, sulla salute umana, sul patrimonio culturale e sul paesaggio. E questo lo vediamo all'articolo 5, la lettera C del codice dell'ambiente. Ancora, lo vedremo meglio
più tardi, quando analizzeremo nel dettaglio la procedura di VIA, novità del decreto legislativo 104 è la riduzione dei tempi richiesti per la conclusione del procedimento. Altra novità è che per la fase di screening si riterrà sufficiente uno studio preliminare ambientale, quindi il proponente non ha più l'obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA, ma sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale. Ancora, viene riorganizzata la commissione di VIA, infatti verrà istituito, cioè viene, è stato istituito un comitato tecnico di supporto che opera a tempo pieno, appunto per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie relative alla VIA. Altra novità è la digitalizzazione dei procedimenti e i livelli di dettaglio degli elaborati progettuali. Si possono, proprio ai sensi dell'articolo 20, presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello di un progetto di fattibilità. E ancora per quanto riguarda la digitalizzazione, le procedure vengono digitalizzate e viene eliminato l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani. Oltre a questo, importante è il dialogo fra il proponente e l'autorità competente, quindi proponente e amministrazioni potranno dialogare proprio per definire, questo lo vedremo bene, dopo quando analizzeremo le fasi del procedimento, potranno dialogare appunto per decidere il livello di dettaglio dello studio di impatto ambientale e anche per decidere in relazione alla necessità di eventuali integrazioni. Importante è anche il dibattito pubblico, quindi la condivisione del progetto con il pubblico, la pubblicazione dello stesso. Per un maggiore coinvolgimento e una maggiore informazione della popolazione interessata, viene quindi potenziato questo strumento del dibattito pubblico. Questo viene fatto appunto sulla base di questi quattro punti che leggete. Il pubblico viene posto in condizione di partecipare al procedimento attraverso per via elettronica o mediante pubblici avvisi. Tutte le informazioni devono essere accessibili al pubblico. I tempi di consultazione del pubblico interessato non possono essere inferiori a 30 giorni. E poi, ovviamente, resa obbligatoria la pubblicazione tempestiva delle decisioni in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione e le relative motivazioni. Altra novità fondamentale è la definizione di un ambito di competenza statale e un ambito di competenza regionale. Il decreto legislativo 104 introduce l'articolo 7 bis al codice dell'ambiente, nel quale vengono suddivisi i progetti e alcuni progetti, appunto, i progetti viene specificato che i progetti di cui all'allegato 2 sono di competenza statale e i progetti di cui all'allegato 3 sono invece di competenza regionale, cioè la VIA è di competenza appunto della regione. L'autorità competente per la VIA statale è il Ministero dell'Ambiente che collabora con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Mentre in sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione co con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. I progetti, di cui è l'allegato 2 e l'allegato 3, sono, numerosissimi, non li ho inseriti, ma anche questi li troverete in uno dei link, in fondo alle slide che ho inserito.
Ancora di fondamentale importanza, ma che appunto per motivi di tempo non analizzeremo in questa sede, ma solo il riferimento al caso della Regione Emilia-Romagna, è l'introduzione di questo articolo 27 bis, ossia il provvedimento autorizzatorio unico regionale, o meglio ancora un procedimento autorizzativo unico di competenza regionale. Ho riassunto le fasi del procedimento in questi 6 punti, ma andremo meglio ad analizzarne una per una ad una in relazione alla legge regionale dell'Emilia-Romagna, che però, lo ricordiamo, recepisce fedelmente per intero quanto previsto nel codice dell'ambiente. Quindi, ecco, in sintesi, possiamo dire che il decreto legislativo 104 del 2017 ha sicuramente apportato numerose novità ed ha cercato di attribuire alla valutazione di impatto ambientale l'accezione e le modalità di svolgimento di un processo. Ha dotato gli studi e i rapporti di valutazione di impatto ambientale di un maggior rigore scientifico e di informazioni aggiornate e verificate. Di fondamentale importanza è appunto il rilievo che si dà alle competenze professionali dei responsabili, dei rapporti, dei valutatori. Lo ricordiamo, il proponente sicuramente si doterà, ovviamente in relazione anche alle dimensioni del progetto, di un esperto, dovrà dotarsi di un esperto, di un consulente che sia in grado di redigere un rapporto di valutazione, ovviamente secondo le competenze del settore a cui inerisce il progetto. Ancora il decreto legislativo 104 ha inteso definire checklist esaurienti ed esaustive per la definizione e la portata del livello delle informazioni da inserire in questi rapporti ambientali, e questo anche per evitare di incorrere in sospensioni del procedimento. E ancora di fondamentale importanza è la fase di confronto tra proponente e autorità competente, sia durante la fase dell'istruttoria e delle consultazioni che attraverso l'adesione a strumenti o procedimenti volontari, come appunto quello dello scoping, che è del tutto facoltativo. Lo vediamo fra un attimo. Ecco, la Regione Emilia-Romagna ha recepito quanto previsto dal decreto legislativo 104 del 2017, con la legge regionale 4 del 2018. Ha recepito quindi integralmente i contenuti del decreto legislativo 152 del 2006 ed ha modificato il capo terzo relativo al procedimento di autorizzazione unica di VIA. In particolar modo, la Regione coordina le attività di valutazione di impatto ambientale e svolge le funzioni di autorità competente per i procedimenti di competenza regionale che abbiamo visto essere indicati all'allegato 3, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 152 del 2006. Previa istruttoria di ARPAE, che è l'Agenzia regionale per la prevenzione dell'ambiente e dell'energia in Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna esercita inoltre le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale anche per le procedure che precedentemente erano in capo alle province.
Lo vedremo fra un attimo nel dettaglio. La regione si esprime con delibera di giunta regionale, esprime le proprie valutazioni anche per il provvedimento di VIA di competenza statale dopo aver acquisito il parere di comuni interessati, di ARPAE e dell'azienda sanitaria locale. Oltre a questo, la Giunta può promuovere consultazioni istruttorie con le pubbliche amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati. Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, l'autorità competente è il Servizio Valutazione, Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale che predispone, lo vediamo sul sito della Regione Emilia-Romagna, di un archivio in cui sono raccolti tutti gli studi di impatto ambientale e i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale con la relativa documentazione. Ok, il capo terzo va appunto dall'articolo 12 all'articolo 21. Ma sono inseriti anche nel capo terzo appunto questi articoli 12, 13 e 14 che precedono la vera e propria l'avvio dell'attivazione del procedimento di VIA. E in questi articoli che ho riportato per intero sono inseriti degli istituti, possiamo dire, facoltativi, cioè facoltà del proponente ai sensi dell'articolo 12 chiedere all'autorità competente una fase di confronto preliminare all'avvio all'attivazione del procedimento unico di VIA al fine di definire la portata e il livello dell'informazione, il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della VIA. Lo stesso può essere fatto per la definizione del livello di dettaglio dello studio di impatto ambientale. E questo appunto avviene sempre sulla base anche di quanto disposto dal codice dell'ambiente. La definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, anche detto scoping, ha la finalità principale di semplificare la procedura e di anche garantire al proponente anche una certa sicurezza nello svolgimento e nell'elaborazione della documentazione necessaria. Sappiamo infatti che se l'elaborazione, diciamo la redazione di tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura è preceduta da una fase di consultazione preliminare, sarà più facile poi, in fase di procedimento vero e proprio, ma anche in fase di conferenza di servizi che l'autorità competente, le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni si esprimano in maniera positiva, cioè si aumentano le probabilità che la documentazione sia redatta nella maniera, diciamo, nel modo richiesto appunto dall'autorità competente. E questo ovviamente comporta la diminuzione delle richieste di integrazioni e di conseguenza, ovviamente, se non sono chieste troppe integrazioni, non verrà neanche sospeso per troppo tempo il procedimento e quindi si diminuisce il rischio di prolungamento dei tempi del procedimento. Per i progetti assoggettati a VIA, quindi, dice l'articolo 14, è facoltà del proponente chiedere all'autorità competente una fase di consultazione preliminare per accertare l'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto. È chiaro che se sussistono già elementi preclusivi, il proponente potrà attivarsi per integrare o per modificare eventualmente il progetto. Per chiedere in relazione per una fase di consultazione preliminare volta alla puntuale definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di quell'articolo 15, comma 3,
che vedremo un attimo sia alla pres per la presentazione dell'istanza, e poi per la documentazione relativa alla richiesta di altre autorizzazioni, atti di assenso, nulla osta o altre autorizzazioni comunque denominate. Ecco, come dicevo prima, le norme relative al procedimento di autorizzazione unica di via sono quelle che vanno dall'articolo 15 all'articolo 21. Le trovate sempre in uno dei link in fondo alle slide, che troverete in fondo alle slide, o nella legge regionale 4 del 2018. E non le ho riportate per intero perché mi è sembrato anche più comodo, insomma, riassumere il procedimento con questo schema di flusso. Vediamo che il proponente può presentare l'istanza di avvio del procedimento trasmettendo all'autorità competente una serie di documenti, tra cui gli elaborati progettuali, lo studio di impatto ambientale che eventualmente avrà redatto secondo le indicazioni dell'autorità laddove abbia attivato la fase di consultazione preliminare con l'autorità competente. Ancora l'avviso pubblico. L'avviso pubblico è un documento che viene redatto dal proponente stesso, nel quale il proponente indica una breve descrizione del progetto, eventualmente una sua localizzazione, la denominazione del progetto, dichiara l'avvenuta presentazione dell'istanza. Ancora viene indicato sempre nell'avviso pubblico l'indirizzo web per poter consultare la documentazione, i termini e le modalità per consentire al pubblico di partecipare, di presentare osservazioni, quindi lo trasmette all'autorità competente che poi provvederà a pubblicarlo. Oltre a questo, fa parte dell'istanza anche quella ulteriore documentazione di cui vi parlavo prima, per cui sono presentati quindi gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta che possono essere richiesti contestualmente al provvedimento di via. Quindi lo vedremo fra un attimo, il provvedimento autorizzatorio unico. Si chiama così perché oltre a contenere il provvedimento di via, contiene anche, e quindi insieme al provvedimento di via vengono rilasciati anche ulteriori atti di autorizzazioni, concessioni, atti di intese, pareri e nulla osta rilasciati da altre amministrazioni che verranno convocate appunto nella conferenza di servizio. Andando per ordine, una volta presentata l'istanza, l'autorità competente verifica la completezza, della documentazione e procede alla sua pubblicazione. Una volta pubblicato tutta la documentazione, il pubblico interessato può, presentare le proprie osservazioni e in questa fase appunto di confronto con il pubblico, il proponente può presentare le sue controdeduzioni. Una volta presentate le controdeduzioni, poi quanto pubblicato può essere integrato ed eventualmente modificato. Una volta quindi terminato diciamo, scaduto il termine per questa consultazione pubblica, l'amministrazione competente convoca la conferenza di servizi. La conferenza di servizi si svolge ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 90, la legge sul procedimento amministrativo, che ricordiamo è stata recentemente, l'istituto della conferenza di servizi, che è stato recentemente modificato appunto dalla riforma Madia.
La conferenza di servizi in materia di valutazione di impatto ambientale si svolge in modalità sincrona, ossia con riunioni. E questo lo sottolineo perché in realtà a seguito della riforma Madia sappiamo che la conferenza di servizi, la regola nello svolgimento delle modalità di svolgimento della conferenza di servizi è quella della modalità asincrona, ossia della conferenza senza riunioni e con la trasmissione cioè, con la convocazione, con la trasmissione dei pareri da parte delle autorità, delle amministrazioni coinvolte, per via telematica. In questo caso, per la complessità del procedimento e per il fatto che sicuramente, probabilmente per il fatto che il provvedimento autorizzatorio comprende una serie di autorizzazioni, numerose autorizzazioni che coinvolgono diversi settori, la conferenza si svolge in modalità sincrona. Vengono convocate le amministrazioni entro 10 giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione del pubblico, oppure eventualmente dalla data delle eventuali integrazioni documentali. A questa conferenza partecipano tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e per tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'esercizio del progetto. Una volta che sia conclusa la conferenza di servizi, l'autorità competente redige un verbale conclusivo della conferenza. Verbale conclusivo che dovrà essere ovviamente condiviso con le amministrazioni e che verrà redatto ovviamente con forma motivata, quindi con conclusione. Verrà redatto questo documento di conclusione motivata della conferenza dei servizi che poi, una volta ricevuta l'approvazione delle altre amministrazioni che hanno partecipato, verrà formalizzato nella forma di una determinazione conclusiva da parte della giunta regionale. Questa determinazione conclusiva costituisce il provvedimento autorizzatorio unico. E che verrà trasmesso al proponente e immediatamente pubblicato sia sul sito web dell'amministrazione che sul web. Il provvedimento autorizzatorio unico regionale, lo dicevo prima, comprende non solo il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ma tutti i titoli abilitativi che sono necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto e che sono rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi. Tornerò in questa slide, vado un attimo avanti perché all'interno del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ecco, ho provato a fare un elenco delle possibili autorizzazioni che possono essere incluse nello stesso. Abbiamo l'autorizzazione integrata ambientale, laddove necessario, ancora altri tipi di autorizzazioni come quella ad immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo, l'autorizzazione paesaggistica, altre autorizzazioni che sono previste nel codice dei beni culturali, ossia il decreto legislativo 42 del 2014 e del 2004, scusate, il nulla osta di fattibilità. Quindi sono tutti i pareri che vengono rilasciati all'interno del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ma che non vengono rilasciati dall'autorità competente, ossia dalla regione, ma da tutte le amministrazioni competenti che vengono chiamate in conferenza di servizi proprio per il rilascio di queste autorizzazioni. Torno un attimo indietro, ecco, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore,
Per questo tipo di opere pubbliche o di pubblica utilità, interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa e insediamento produttivo per attività incluse nell'ambito del DPR 160 del 2010, ossia nell'ambito del DPR che disciplina lo sportello unico per le attività produttive. Il provvedimento autorizzatorio costituisce variante agli strumenti urbanistici a condizione che sia stata espressa la VALSAT, che nella legge urbanistica dell'Emilia-Romagna è prevista appunto agli articoli 18 e 19 della legge regionale 24 del 2017. Per l'adozione, lo abbiamo già detto, seguono le disposizioni di cui all'articolo 27 bis, ne ho introdotto appunto dal decreto legislativo 104 del 2017. Il provvedimento è adottato con atto di giunta, che reca appunto la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e che ne dà comunicazione al proponente e poi procede alla pubblicazione. Inclusività quindi anche proprio per questo aspetto, quindi per la possibilità per il proponente di ottenere attraverso questo provvedimento autorizzatorio unico tutti i titoli abilitativi necessari. Titoli abilitativi che acquisiscono efficacia proprio dalla data di approvazione del provvedimento. Ecco, io ho concluso, mi rendo conto che il tempo, insomma, per approfondire queste tematiche è poco. Vi lascio il mio indirizzo email al quale potrete contattarvi laddove avesse delle perplessità, dei dubbi, anche delle domande di approfondimento sul tema. Qui alcuni link utili nei quali potrete consultare la tabella comparativa fra le direttive europee, quella del 2011 e quella del 2014, che ho riportato in queste slide solo in parte, la legge regionale dell'Emilia-Romagna e altra normativa che ho ripreso Grazie dalla Gazzetta Barbara, ringraziamo appunto Ufficiale, Barbara Pisani relativa per al questo decreto webinar odierno legislativo sulla valutazione di 104 impatto e al ambientale e vi codice ricordiamo, come già ha fatto dell'ambiente. Barbara, che le Passo slide ora la saranno parola disponibili fin da ancora domani a e Fondazione qui quindi IFEL, che potrete ringrazio rivedere ancora il tutto per e ci saranno il tutti i supporto link dove è tecnico e vi possibile saluto e vi recepire le auguro una buona informazioni giornata. del caso. Vi ringrazio e appunto ringraziamo ulteriormente Barbara Pisani per il suo intervento e al prossimo webinar. Arrivederci e buona giornata.